salvo sentirsi dire alla fine da questa persona: guarda, secondo me il tuo business è un po' arrivata alla frutta, la gente ha voglia di uscire, di fare altro, e accontentati di quello che hai e va avanti così. Per me è stata veramente una doccia fredda. Ma come? Io volevo raddoppiare il mio fatturato nel 2021 e mi sento dire da un, virgolette, esperto che ho finito? Tutto finito? Via? Io tra l'altro ho anche dei dipendenti, non è che sono da sola, c'è la mia famiglia che ci vive e anche altre persone in questo business. Ciao a tutti, mi chiamo Lucia Barrotta e sono titolare dal 2005 con mio marito Gabriele dell'azienda Mobili a Colori. Sono qui per parlarvi del mio primo incontro con il mio tutor Umberto Masiello. Però, per essere proprio corretta e sincera e farvi capire bene la mia situazione, devo partire da un po' lontano. Per cui, comincerò a raccontarvi che Mobili a Colori nasce nel 2005 come azienda che dipinge e personalizza i mobili per conto dei clienti, mobili di solito in legno grezzo. Ora, questo ci ha permesso di acquisire una grande esperienza nell'utilizzo di vernici e colori per dipingere il legno. Questo qui ci ha portato nel 2018 a tentare una nuova strada, quella di portare in Italia le vernici gesso, vernici che quindi consentono a tutti di dipingere i propri mobili in autonomia a casa propria. Ovviamente noi avevamo una grandissima esperienza in questo, perciò abbiamo deciso di metterla a frutto con un e-commerce. Questo era una cosa che noi non avevamo mai fatto, noi di solito vendevamo mobili in negozio. L'e-commerce ci ha aperto tante strade e ha portato tantissime sfide. Essendo tra i primi che abbiamo fatto questa cosa, devo dire che è andata molto bene. Abbiamo creato un gruppo Facebook, un profilo Instagram, un profilo Pinterest. Poi sono arrivati, come sempre accade, tanti tanti concorrenti. Quindi nel tempo il nostro business si è un po', insomma, trovato in difficoltà, diciamo così. E abbiamo tantissimi clienti, abbiamo sempre avuto tanti clienti che hanno amato subito i nostri prodotti e devo dire anche la nostra professionalità. La pagina Facebook ha un grande successo. E anche tutti i nostri profili social vengono davvero molto seguiti. Il gruppo nel tempo, il gruppo Facebook è arrivato a 85.000 iscritti. Questo mette alla prova il tempo che ci rimane perché veramente richiede tantissimo tempo. Quindi, per farla breve, nel gennaio 2021, dopo un anno che è stato quello della pandemia, che per noi è stata una vera esplosione, un grandissimo successo, ho deciso di affidarmi a un esperto. Perché sentivo che volevo fare un grande salto, ma non sapevo più bene come muovermi in un campo che comunque quello del marketing non era alla fine il mio campo, quello della creatività. Quindi non sto parlando ancora di Umberto, ho affidato tutto il mio business a una persona di cui mi fidavo. Allora, l'anno 2021 è iniziato alla grande, grandissime vendite, più 20%, stupendo, tutto questo fino a giugno. A giugno poi c'è stato un vero e proprio crollo. Praticamente non so perché, nessuno me l'ha mai saputo dire, né tuttora lo so, anche se ho dei sospetti. Praticamente un meno 30% da giugno in poi. Ora, all'inizio si è trattato di questo, di dire: ma vabbè, però può essere che è finita la pandemia, sono tutti fuori, alè, evviva, nessuno più ha voglia di stare in casa, o manuale, attività, dipingere mobili è una cosa che magari può stufare, se hai altro di meglio da fare, quindi liberi tutti. Va bene, mi ha detto, ok, può essere così. Perciò giugno, luglio, agosto, va bene, tiriamo, tiriamo, tiriamo. Arriva settembre, arriva ottobre e io mi trovavo un po' in difficoltà perché comunque vedevo che le vendite si erano stabilizzate su un meno 30%. Per me è quasi di botto praticamente da giugno. Poi a ottobre si comincia a pensare, noi cominciamo a pensare al Black Friday, per cui si mette in campo tutte le attività, promozione, eccetera, e ci dedichiamo a questo. Anche il Black Friday però del 2021 è stato un fallimento dal mio punto di vista, sia chiaro, un meno 20%. Perciò la cosa cominciava a preoccuparmi davvero seriamente. Quindi sollecito questa persona nel dire: ehi, cosa facciamo? Dai, troviamo una soluzione, forza, forza, forza. Perché io non sto mai con le mani in mano, ok? Quindi mi dice: ma guarda, lo so che tu hai sempre investito in pubblicità, cosa assolutamente vera. Io ho sempre fatto pubblicità su Google e su Facebook per circa 1.500-2.000 euro al mese.
e guarda, prendiamo questa persona, io mi fido di questo, prendiamola, vedrai che saprà darti consigli, saprà tirare sul fatturato. Va bene, io di solito mi fido, ok? Questo tornerà utile dopo. Comunque, prendiamo questa persona, chiaramente pago la sua capacità e chiaramente tutte le ads che mette in campo, quindi facciamo novembre, dicembre, gennaio, febbraio e non cambia assolutamente niente, salvo sentirsi dire alla fine da questa persona: guarda, secondo me il tuo business è un po' arrivata alla frutta, la gente ha voglia di uscire, di fare altro, di fare cocktail, di fare le vacanze, e quindi praticamente accontentati di quello che hai e va avanti così. Pausa d'effetto. Per me è stato veramente una doccia fredda. Ma come? Io volevo raddoppiare il mio fatturato nel 2021 e mi sento dire da un, virgolette, esperto che ho finito? Tutto finito? Via? Io tra l'altro ho anche dei dipendenti, non è che sono da sola, c'è la mia famiglia che ci vive e anche altre persone in questo business. Quindi cosa faccio? Tiro i remi in barca e mi metto a leggere, a studiare. E a questo punto incontro Enrico Cecchini, ok? Nel senso, l'incontro virtuale, incontro un post, vedo il suo gruppo su Facebook, comunicazione su misura, e allora io piano piano acquisto il corso Vendere con WhatsApp, lo seguo tutto, prendo il primo libro, lo leggo, incredibile, mi dicono che sia incredibile questa cosa, ma io ho l'abitudine di leggere i libri, sembra incredibile. Leggo il primo libro, leggo il secondo libro, alla fine mando veramente un discreto messaggio su Messenger che diceva: scusa Enrico, io ho questo e questo problema e questo business è il mio, noi siamo mobili a colori, vendiamo queste vernici gesso che si chiamano Authentico Paint e tu mi puoi aiutare? Perché io ho questo problema, mi hanno detto che il mio business è finito. Subito Enrico mi risponde e mi dice: guarda, ti faccio chiamare dal mio miglior tutor, ok? Va bene, una chiamata senza impegno, la fissiamo per il martedì successivo. Ed ecco, arriva il mio incontro con Umberto Masiello. Mi chiama e stiamo circa un'oretta, forse di più, al telefono e finalmente ho l'impressione di parlare con qualcuno che parla la mia lingua, che mi ascolta e non mi dice che sono pazza, che mi devo accontentare, che il mio business è arrivato alla frutta. Mi apre davanti una prospettiva che a me sinceramente in quel momento è sembrata una magia, perché certo possiamo fare, dobbiamo analizzare, vedere, insomma, detto questo, tempo mezz'ora io avevo fatto il bonifico per il progetto dei sarti e me l'ha fatto sudare direi un paio di settimane, perché mi ha detto che i dati erano tanti e posso capire: 85.000 iscritti nel gruppo, 80.000 sulla pagina Facebook, profilo Instagram 50.000 persone, quindi un'attività già avviata da anni, è chiaro che per analizzarla ci vuole tempo. Io avevo una fretta indemoniata, ma lo capisco. Quindi mi arriva il progetto, lo studio, lo leggo, rileggo, leggo con mio marito, con mia figlia, con tutti, lo guardo e accidenti, non sono convinta. Quindi cominciamo a sentirlo al telefono. Praticamente abbiamo fatto una settimana di chiamate serali. Alla fine gli dico che mi sembra il venditore del folletto e mi ha scocciato questo suo modo un po' invadente di volermi vendere qualcosa. E lui dice: ok, scusa, io non volevo farti pressione, però agisci come vuoi. Sta di fatto che in quel momento dovevo comunque con mio marito andare a Bologna, per cui gli chiedo veramente la possibilità di incontrarci di persona. Molto gentilmente mi dice: va bene, dai, vediamoci il lunedì faccia a faccia. E voi pensate: wow, si vedono faccia a faccia, si stringe la mano e la cosa è finita. No, non è andata così. Ci siamo visti di persona, abbiamo parlato e la mia domanda, non tanto implicita, veramente, anzi molto esplicita, era: ma io posso fidarmi? Perché capite che io avevo già dato un sacco di soldi a uno che si definiva tutor, esperto, mago, quello che volete, ed era stato un buco nell'acqua. E lui mi dice: sì, io ti dico che puoi fidarmi, però cioè tu non vai a chiedere al calzolaio se le scarpe sono buone, quindi insomma io ti ho dato tutte le possibilità, fai come ritieni giusto.
Quindi questa giornata si chiude con una stretta di mano e ci sentiamo. Altra settimana di conversazioni telefoniche. Alla sera arrivava a casa e lui, anche stanco, presumo, perché come tutti noi, alle 6:30, 7 ci si metteva lì per un'ora e io gli chiedevo. Alla fine mi sono anche stupita di come abbia fatto a non buttarmi il telefono in faccia. Comunque chiedevo rassicurazioni, chiedevo tempistiche, chiedevo di tutto e lui mi rispondeva, davvero una magia, mi rispondeva sempre in modo pacato, gentile, dicendo: guarda, io non ho la bacchetta magica, io ti posso dire che lavoriamo in questo modo, il progetto te l'ho fatto, bisogna fare questi passaggi per la tua attività che è grande, che è ampia, che ha già un canale YouTube con tanti video, e io non posso fartela breve, non posso dirti dopodomani pam io ti raddoppio il fatturato. Sta di fatto che nell'ultimo giorno possibile dell'offerta ho detto: va bene, dai, ci sto, ti do fiducia e andiamo, iniziamo, no? Ok, questo è accaduto già 3 mesi fa. In questi mesi ho visto tante cose, ho visto professionalità, ho visto passione, ho visto ininterrottamente assistenza. Io scrivo, adesso giuro non lo chiamo più tanto, il mio tutor sempre presente, pronto a rispondermi, pronto soprattutto ad arginare le mie ansie, che sono tantissime, infinite, ogni giorno me ne viene in mente una, ce la faremo, ce la farò, sarà possibile, perché capite che quando vi danno una scadenza del tipo il tuo business è finito, lascia perdere, è dura risollevarsi. Tu puoi anche credere, giustamente, io lo credo che non sia vero, però voglio dire, mi hanno detto così. Quindi con Umberto è stato un crescendo di: guarda, bisogna fare questo passaggio, è importante che il sito sia perfetto, per cui adesso lo sistemiamo. Guarda, è importante che il magnet sia quello giusto, per cui tu ci dai la traccia ma noi lo rifacciamo completamente. Guarda, hai 10.000 iscritti alla newsletter, ok, perfetto, noi dobbiamo fare una nuova lista e mandare a questi un messaggio per svegliarli, per intrigarli, per fargli scaricare il nuovo magnet. Ora, tutto questo è in divenire, io vorrei dirvi che è stato fatto ieri e che siamo a cavallo, al momento siamo in corsa, siamo in un percorso, come mi ha detto anche stamattina Umberto, bisogna tenere duro, bisogna rifare e seminare, e si sa, come tutti sanno, che quando semini chiaramente devi aspettare che il fiore o tanto più l'albero cresca. Tu non puoi seminare stamattina e mangiare zucchine nel pomeriggio, quindi io aspetto, però vi dico che aspetto fiduciosa, in ansia, non posso dire che l'ansia sia sparita, l'ansia c'è sempre, ma fiduciosa che siamo sulla strada giusta, che il percorso da fare è quello corretto, che i passaggi da fare finalmente sono quelli giusti e non più come è stato negli anni scorsi: guarda, non si può fare questa promozione perché il sito non funziona bene, guarda, vorresti mettere WhatsApp ma non si può fare altrimenti il sito va in crash. E chiedevo in fondo sincerità. Cioè, se tu mi dici: guarda, il sito va in crash, quindi il sito va rifatto, tu non puoi lavorare bene se non hai un sito rifatto. È così, cioè è come quando ti strappano il cerotto, il medico troppo pietoso fa andare in cancrena la ferita. Praticamente noi eravamo ad un passo dalla cancrena, però dirmi ormai sei spacciata e tanti saluti non è che mi aiuta. Dirmi invece: guarda, sì, lo stato è questo, però comunque c'è possibilità, adesso noi scaviamo la ferita, la medichiamo, la saniamo e poi si riparte. Cioè, capito? E poi si riparte insieme, con un progetto, con un'idea, con un obiettivo. Ecco, questo è stato ed è attualmente il mio rapporto con il mio tutor. Quando Enrico ha detto: ti affido nelle mani del mio migliore tutor, io non sapevo a cosa andavo incontro e invece adesso lo so che sono veramente in ottime mani. Ciao a tutti, fidatevi, grazie.